Signorina Cinquetti! Signorina Cinquetti. Sì? Lei sa bene che io sono un tipo calmo, non mi altero mai, non alzo mai la voce, non l'alzerò nemmeno adesso. Ma per tutti i diavoli, io non mi sono mai sognato di fabbricare candele di pera! Se l'immagina lei uno che di cera accende la pera? Beh, come si permette? Mi scusi, non volevo... Mi dispiace, ma dovrò trattenerla oltre l'orario. Lei dovrà riscrivere la lettera da capo. Ma io ho un appuntamento. Questi sono fatti suoi. Comunque, anche un appuntamento ha la sua importanza. Vuol dire che lei si sbrigherà. Non è serio far aspettare le persone. Va bene, dottore, faccio subito. E si ricordi che cera si scrive con la C. Buona pera. Buona cera. Buon lavoro. Dall'ufficio stasera uscirò, tre o quattro spese a casa di corsa verrò. Quante cose in mezz'ora farò, sarò veloce, le sbrigherò. Quando tu alle 9 verrai, mi troverai vestita da sera e poi ti porterò in un posto splendido e tu conoscerai con me un bel posto là. Amico oramai, io so che poi canterà per noi. E la birra gelata verrai, ballerai.